nel vivaio Idea Verde e chiediamo adesso al proprietario cosa c'è da fare, quali sono i lavori da fare nel giardino in questo periodo. Questo bel sole di primavera, quali sono i lavori che necessita il giardino? Innanzitutto bisogna vedere potature, ce ne sono alcune che si possono ancora fare, per altre è un po' tardi e potrebbero le piante soffrire. E è il momento di mettere le annuali in piena terra. Annuali intendiamo tutte quelle piante che hanno un periodo di vita dai 4 ai 6 mesi di tempo, per cui se vogliamo vedere i giardini belli fioriti dovremmo prendere le surfinie, i mesembri antennum, i gerani, la demorfoteca. Ci sono un'infinità di piante e menzionarle tutte poi non è facile. Allora, queste sono le surfinie, piante che resistono anche sino a settembre-ottobre se un po' al riparo dalla tramontana e tanta tanta acqua. E verso la fine di agosto-settembre, se sono diventati rami molto lunghi, nude al centro, bisognerebbe potarle, concimarle, per cui si rivestono una seconda volta sino ai freddi. Ai freddi finiscono la loro vita. Una famiglia che ha tante tante varietà, io dico mesembri antennum per la famiglia, ma ognuno ha il suo nome che io purtroppo non ricordo bene. Qui abbiamo il Citisus o ginestra, è una pianta anche che dà soddisfazione da adesso sino a maggio-giugno, è sempre fiorita, per cui rende moltissimo. E questo può diventare grande poi? Dei grandi cespugli, certo, certo. La rosa è stata già potata, irrorazioni contro il malbianco, irrorazioni contro gli afidi, irrorazioni contro il grittogam, ma ci sono molte malattie che attaccano le rose. La rosa è bellissima ma deve essere difesa in continuità, questo io dico. E poi il concime, perché noi a furia di bagnare nei vasi, laviamo, portiamo via tutte le sostanze, per cui rimane una terra povera, e se non gli diamo il concime sicuramente la pianta ne soffrirà e verrà attaccata da... Questa è una bugambilla, che sono piante ottime nel nostro clima, rendono molto e fa piacere vedere i vari rampicanti o sui balconi o nei giardini. Questo è ornitogallo, è una bulbosa, cioè lei dà moltissimi fiori per parecchio tempo, diciamo che sino a giugno sono sempre in fiore. Una pianta d'orchidea chiamata Wanda, che da un po' di tempo si usa in questa confezione, cioè bisogna mettere in questo vaso di vetro dell'acqua, lasciarla una decina di minuti e poi togliere l'acqua, e vive bene in questo contesto, sono molto belle, è una delle ultime novità. Cioè vivono sempre qua dentro? Sì, possono tenerle qua, oppure appese. D'estate lo metterei sotto un albero, non in pieno sole, ma bagnarle continuamente, perché le radici aeree hanno bisogno sempre di umidità più di quanto ne ha bisogno della pianta che sta coperta dalla terra. Sicuramente questo. L'anturium è una pianta molto conosciuta, molto resistente con i suoi fiori. Perché fiorisca un anno con l'altro avrebbe bisogno di una fonte di luce superiore a quelle che c'è dentro casa. Questi sono tutti dei Phalaenopsis, è il nome di questa pianta, eppure queste ognuno ha il suo nome per riconoscere i vari colori. Che le devo dire di questa? Forse è la pianta più generosa che si può tenere dentro casa. Questa è una zamia, chiamata comunemente cicas d'interno.
È una pianta che, anche se la dimentichiamo 20-30 giorni senza acqua, reggerlo comunque dentro casa. È una pianta che vive bene dentro. Se c'è luce è meglio che meno luce, però riesce a vivere comunque. E anche questa, dopo un paio d'anni, perché io non l'ho mai vista più di 2-3 anni, però è una pianta che rende molto con la sua presenza di queste foglie verdi lucide e vive bene dentro casa.